Aumenta la pressione internazionale contro il governo del Nicaragua. Le proteste iniziate 3 mesi fa hanno fatto più di 350 morti, la stragrande maggioranza di loro sono civili. Euronews ha intervistato il ministro delle politiche nazionali del Nicaragua, Paul O'Keefe, che a Bruxelles ha risposto alle critiche provenienti dalle Nazioni Unite. Persino l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto al governo del Nicaragua di fermare la violenza di Stato e di disarmare i gruppi filogovernativi. Lo stesso Alto Commissariato ha affermato che la stragrande maggioranza delle vittime è stata uccisa dalle forze governative, ma questa informazione non si basa su nulla, se non su informazioni distorte provenienti da organizzazioni locali per i diritti umani che non sono imparziali. Il modo per scoprire la verità è analizzare caso per caso e fare giustizia, non con generalizzazioni infondate che non contribuiscono alla costruzione della pace. Non con generalizzazioni infondate che non contribuiscono alla ricerca della pace. Ma se non possiamo fidarci delle Nazioni Unite, di chi ci dobbiamo fidare? Questi rapporti sui diritti umani non tengono conto degli attori non statali e questo è un tentativo di colpo di Stato. Quindi non troverà in quei documenti un racconto dell'atrocità che commettono. Entonces no va a encontrar allí las atrocidades que cometen ellos. C'è qualche possibilità che il presidente Ortega si dimetta e si tengano elezioni anticipate? Questo è un colpo di Stato. Perché il presidente dovrebbe dare le dimissioni? Perché vengono messe barricate per strada? Le dimissioni non risolverebbero il problema. E sa perché? Perché anche i sandinisti sanno come mettere le barricate per strada. Se rovesciamo un governo per mettere delle barricate, allora non ci sarà mai la pace in Nicaragua. Per il momento la pressione internazionale e le proteste interne non sono riuscite a far cadere il governo di Daniel Ortega.